Hanno preso il via a Castel San Lorenzo i lavori per la demolizione della scuola elementare Beniamino Tesauro. Dopo l'abbattimento potranno iniziare i lavori per la costruzione di un nuovo edificio che sorgerà entro la fine del 2015 e che ospiterà la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media. Il progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell'ambito delle misure per l'accelerazione della spesa per un importo di 3.350.000 euro. Un progetto che è frutto di una decisione assunta quando la scuola elementare fu chiusa per gravi carenze strutturali e i bambini trasferiti nell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia. Successivamente, a gennaio 2013, anche la scuola media cominciò ad accusare il passare del tempo e evidenziare segnali di cedimento. In poche settimane l'amministrazione, pur tra varie perplessità, chiuse la scuola e trasferì i ragazzi nella scuola materna. Una situazione insostenibile con bambini e ragazzi concentrati in un'unica piccola struttura. Da qui la decisione di risolvere il problema ricorrendo ad una soluzione rivoluzionaria: abbattere l'edificio Beniamino Tesauro, fonte di ricordi certo, ma inutilizzato e inutilizzabile, e costruire una nuova scuola. Ci sono state delle polemiche, dei post sui social network e striscioni affissi in paese, ma il progetto è stato avviato e al termine sarà risolta l'emergenza scolastica. Voglio precisare questo, che noi nella campagna elettorale che abbiamo sostenuto nel nostro programma elettorale prevedeva l'abbattimento della scuola attuale Beniamino Tesauro e fare una piazza, però tutti gli eventi che si sono succeduti nel tempo, prima abbiamo avuto innanzitutto la Beniamino Tesauro era inagibile, ci siamo trovati in emergenza di nuovo scolastico con la scuola media perché è risultata anch'essa inagibile. In un lasso di tempo molto breve siamo stati costretti a mettere in piedi una struttura adeguata che potesse ospitare tutte e tre le istituzioni. Abbiamo sofferto questa mancanza della struttura perché non tenevamo né capacità di indebitamento né risorse per mettere in piedi questa scuola. Quando poi ci siamo trovati con l'accelerazione della spesa, bisognava presentare un progetto cantierabile, quindi noi abbiamo pensato a risolvere il problema scolastico. Ecco perché noi abbiamo deciso di allocare lì la struttura.